Regno delle due Sicilie. Ecco come accuratamente lo descrivono gli illuministi napoletani. Questo nostro regno fu quasi senza interrompimento nessuno dilacerato, combattuto e posseduto per molti secoli dai Greci, dai Saraceni, dai Longobardi, dai Normanni e da quasi tutti gli altri popoli d'Europa. Non fu mai governato da quelli che ne conoscevano per minuto gli abitanti, le forze, i costumi, le leggi, i bisogni, l'economia, ma da forestieri, quasi sempre viaggianti e con l'animo altrove, i quali, delle volte, non erano ben pratici delle cose nostre, né sempre diligenti e savi, siccome si richiedeva. Quante volte ci rivolgiamo indietro a considerare le piaghe crudelissime e le atroci ferite che queste province hanno per sì lungo tempo sofferto, ora per le esterne guerre e quando per le interne civili, per le frequenti pestilenze e carestie e per molte altre cagioni che la nostra storia ci ha conservato, è da meravigliarci come non siamo rimasti quasi del tutto isolati. Questi luoghi amano i boschi e intanto si coltivano a semente con poco profitto. È questa un'altra prova che mostra a quale segno signori nelle province la buona economia. Pochi boschi vi restano e sempre più se ne distruggeranno, poiché non abbiamo statuti che nei luoghi opportuni ne curino la riproduzione. A me pare che ogni paese, a lungo andare, deve spopolarsi, se il vivervi vi divenga difficile e penoso. Nessun'altra ragione sospinge gli uomini a stare o a partire, a faticare piuttosto che no, se non il bisogno e le punture che esso ci dà. Dove si stenta piuttosto che si vive, dove si fatica per non raccogliere, è troppo malagevole che la gente vi si moltiplichi o, se vi è molta, che non vada a diminuirvi. Vi sono delle terre nel nostro regno a paragone delle quali potrebbero apparire culti e gentili i selvaggi. Il leggere e lo scrivere vi è stimata cosa miracolosa. L'urbanità e la pulitezza delle maniere non ha fra essi né idee né vocaboli. La loro nobiltà, come nei secoli della più rozza barbarie, è tutta posta nella forza. La morale vi è selvatica, in modo che non paiono essere cristiani se non perché battezzati. Tutte le parti dello Stato si risentono ancora delle calamità sofferte nel corso di sei secoli. Ogni classe, ogni individuo non sembra di altro sollecito che di far vantaggi propri sulla salute pubblica. La licenza è senza freno, le leggi senza forza, i tribunali senza attività, tranne che per le esazioni. Nessuna fiducia nel governo. La desolazione e la miseria coprono gran parte delle province e dappertutto si sospira una riforma. Una nuova organizzazione delle facoltà giurisdizionali, un nuovo ordine di cose. È Garibaldi che raccoglie le confuse eppure urgenti aspirazioni delle popolazioni del sud. E mentre la monarchia sabauda temporeggia ed ostacola, egli si imbarca a Quarto con i suoi 1000 volontari. Somarti, allarmi, allarmi, somarti, allarmi, allarmi, per la gloria. Tra gli scontri e le battaglie una pausa, un momento illuminante. Il dialogo tra lo scrittore garibaldino Giuseppe Cesare Abba e frate Carmelo. L'ora era mesta e parlavamo della rivoluzione. Vorrebbe essere uno di noi per lanciarsi nell'avventura col suo gran cuore, ma qualcosa lo rattiene dal farlo.
Venite con noi, vi vorranno tutti bene. Verrei se sapessi che farete qualche cosa di grande davvero. Ma ho parlato con molti dei vostri e non mi hanno saputo dire altro che volete unire l'Italia. Certo, per farne un grande e solo popolo. Un solo territorio. In quanto al popolo, solo o diviso, se soffre, soffre. E io non so che vogliate farlo felice. Felice? Il popolo avrà libertà e scuole. E niente altro. Perché la libertà non è pane. E la scuola nemmeno. Queste cose basteranno forse per voi, piemontesi. Per noi qui, no. Dunque, che ci vorrebbe per voi? Una guerra non contro i Borboni, ma degli oppressi contro gli oppressori grandi e piccoli, che non sono soltanto a corte, ma in ogni città, in ogni villa. Allora anche contro di voi, frati, che avete conventi e terre ovunque sono case e campagne. Anche contro di noi, anzi prima che contro di ogni altro, ma col Vangelo in mano e con la croce. Allora verrei. Così è troppo poco. Se io fossi Garibaldi non mi troverei a quest'ora quasi con voi soli. Ma e i picciotti? E chi vi dice che non aspettino qualche cosa di più? Ha detto Garibaldi che abbiamo fatto l'Italia! Garibaldi ha detto che abbiamo fatto l'Italia! Garibaldi entra trionfalmente in Napoli. La conquista delle due Sicilie è praticamente compiuta. Intanto, occupando Umbria e Marche, l'esercito piemontese scende a sbarrare a Garibaldi la via di Roma. E dopo Napoli, Teano. A chi gli dona un regno, Vittorio Emanuele II non sa dire altro. Oh, vi saluto, mio caro Garibaldi. Come state? La mattina del 7 settembre, racconta Giuseppe Bandi, Vittorio Emanuele entrò in Napoli. Io vidi la carrozza del re sulla piazza del plebiscito. Il re aveva alla sua sinistra Garibaldi. Parlavano insieme sorridendo e salutavano con la mano la immensa folla che gridava «Viva ad ambedue!». Però, se il re non degnò di una parola le povere camicie rosse, senza le quali egli non sarebbe entrato in Napoli trionfando, un saluto nobilissimo ce lo dette Garibaldi, che la mattina di poi se ne partì, tacitamente e quasi di nascosto, dalla città che la sua sola presenza aveva bastato a far libera dalla soggezione borbonica. Roma è la capitale del regno. L'Italia è unita. In ogni città, in ogni paese. Possiamo continuare a leggere le vecchie cronache dei viaggiatori. L'età nuova appare a tratti anche a Cosenza. Una squallida stazione ferroviaria e un orribile viadotto hanno inserito la città nella rete europea. Le strade sono sempre le stesse. Viuzze che salgono rapidamente tra case così alte e ravvicinate da fare una cupa ombra anche con il più gran sole. Anche l'autostrada oggi, come allora il viadotto e la stazione ferroviaria, è stata presentata come un'opera risolutiva per Cosenza e per l'intera Calabria. E ancora una volta la regione è rimasta la stessa. Il vecchio centro della città, agglomerato di case miserabili dove gli uomini vivono una vita disumana, incivile, non è mutato dal 1860. Guardate come è questionato. A me affanare bene, un primo spero che bene. Come andiamo a capo. Tra lei dicendo pozzo che non si ci può stare, la pozza viene proprio cadere. Se ci sono gente dentro la casa, moglie deve lasciare e se ne deve andare fuori e pigliare il gabinetto perché qua dentro non si ci può stare. Non ci può stare. Non ci può andare, non che non ci può stare, non ci può andare.
quella pozza del gabinetto, la mi mangiare qua dentro. Là c'è rotto, qua mi cade tutto su muro un quarto, se succede ancora una cosa mi ci ammazza a me e figli. Se ci vuole, devi un creatore che qua dentro ci stanno morendo, già ci hai portato tutto e ci vuole all'ospedale. E laddove si è costruito, frettolosi, mastodontici cubi di cemento armato che serrano come in una morsa la città vecchia, l'avidità degli speculatori è giunta fino all'assurdo, fino a voler costruire un'altra casa nel cortile di un già mostruoso edificio di abitazioni. Appena un salto da finestra a finestra. A Corigliano Calabro, quasi a simbolo della sospensione del tempo, lo stemma regio indica ancora l'ufficio delle imposte. Il sud, cambino o no i simboli del potere, resta sempre il serbatoio dal quale estrarre, senza controparte, tasse, imposte, balzelli. Denaro che in nessuna forma ritorna nel sud, ma viene investito altrove per altri redditi, per altri interessi. E se vi torna, attraverso le provvidenze dello Stato, vi torna con l'insipienza centralizzata, con lo sperpero, con la corruzione, senza nessuna reale attenzione agli uomini, alle campagne. Il mare continua periodicamente ad invadere le terre e a ristagnare sui campi coltivati insieme alle acque piovane che non riescono a trovare sbocco verso il mare. Allora noi che siamo? E siamo anche italiani, se mi pigliano prevalentemente qua, altrimenti ce ne andiamo via. Come facciamo a vivere? Questa puzza qua è un galera, non è che dobbiamo buttare i soldi dello Stato in altro mondo. Qua ogni anno viene alluvionata e l'acqua, i collettori si attorno al mare e quindi i collettori non vanno al mare e ritornano qua e si alzano un metro di acqua, un metro e mezzo e tutte le piante vengono tutte distrutte, sì che giorno per giorno. Lavoriamo 20 anni, dopo lavorato vediamo le piante che deperiscono giorno per giorno. E allora che cosa facciamo? Come facciamo a vivere le nostre famiglie? Quindi dobbiamo lasciare e correre. Abbiamo la sconfitta, come la guerra, lasciare tutto. L'elicottero ci sono venuto 2 o 3 volte, si sono atterrati a prendere le famiglie. Ma è ogni anno così. Tutto l'anno teniamo piante. E quindi ci vuole che l'hanno piantata tutto quanto l'anno teniamo. Non è che un anno, ci si è visto un anno questa alluvione, cioè poi non si è visto più. E allora dice, beh, dice, è successo quello che è successo, è cosa da Cristo. Ma questo non è cosa da Cristo, è questa malattenzione dell'uomo. Sì, la responsabilità è degli uomini che detengono l'autorità e il potere. E l'acqua può diventare un nemico anche quando si tenta di controllarla. In Lucania, i fertili orti di Senise sono condannati a sparire nell'invaso di una diga. Vogliono sommergere dall'acqua, data a mangiare a centinaia, a migliaia, a milioni di cittadini della Lucania e delle altre regioni d'intorno. Nei giardini qua l'acqua non ci dovrebbe arrivare, perché altrimenti noi non avremmo più un posto dove andare a lavorare. Andare all'estero no, andiamo con tutte le famiglie, come si sposta una famiglia di qua, di Senise? Anche se sarebbe necessario vederli prima queste cose, magari, che si è parlato in cambio dei stabilimenti, qualche industria, che si dovrebbe vedere prima di togliere i terreni che ci sono. Perché dopo chi ti assicura? Tutte le promesse che sono venute a fare per l'industria, per fabbriche, per cose, queste sono tutte cose che sono non ci danno niente, non ci pagano nemmeno il terreno, pagheranno il terreno al prezzo che piace a loro. Come sono leggi antiche ancora a 50 anni dietro. Quando ci hanno levato i terreni qua noi, che vita si deve minare? È la miseria. Per l'acqua, la pianificazione centralizzata interviene con la logica dell'assurdo burocratico. A Senise dispone l'allagamento dei terreni coltivati. A Montemurro distoglie l'acqua necessaria alla irrigazione delle terre più aride della Lucania. Questa diga, che controlla le acque del Pertusillo, è motivo di agitazione per decine di paesi. L'acqua sarà dirottata attraverso l'acquedotto pugliese per essere utilizzata dal cantiere siderurgico di Taranto e da altre imprese industriali. Per le campagne di Montemurro, di Marsico Nuovo, di Sant'Arcangelo, non ne resterà che un filo.
Fallisce così quel disegno di utilizzazione globale delle acque lucane che prevedeva l'irrigazione di 121.000 ettari di terreno per la Lucania e di ben 600.000 ettari per la Puglia. Queste acque, che in migliaia di metri cubi vanno ora disperse nel Mar Ionio, avrebbero potuto, oltre all'uso industriale, assicurare il futuro di questi paesi, ai quali invece non resta aperta che la via dell'emigrazione, dell'abbandono, l'ipotesi della scomparsa dalla carta geografica. Il ricatto amministrativo al quale è sottoposta la miseria dei comuni meridionali raggiunge a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, l'estremo limite dimostrativo. Un comune che si è triplicato nel corso degli ultimi 50 anni, ma che ha attrezzature, personale amministrativo, rete stradale, fermi a 50 anni or sono. 18 chilometri di strade e appena 4 chilometri di fognature. Un ambulatorio, ma non un infermiere. 29 aule per 3.500 alunni e 3 bidelli per le pulizie e la sorveglianza delle scolaresche. Sant'Antimo non può avere in bilancio neanche i becchini per il suo cimitero e spesso sono i congiunti che debbono seppellire i propri morti. E tale è una situazione a Sant'Antimo, perché a me personalmente mi è capitato due volte in un giro di un anno che a Natale ho dovuto seppellire una zia e proprio ieri si è verificato la morte di mia nonna, che ho dovuto mettermi sulla spalla io e mio fratello la salma per poter interrare, per poter sì che si interrasse. Dalla miseria delle campagne alla follia edilizia delle città. Napoli, la capitale del regno delle due Sicilie, la città che persino i Borboni avevano curato col brusco affetto dei dominatori, sta crollando sotto il peso della speculazione edilizia. Edifici sono sorti accanto ad edifici, accavallandosi, invadendo il piano e le alture, arrampicandosi sulle colline. Sotto il peso di questa coltre di cemento e d'acciaio, il terreno cede, si fendono le strade, crepano i muri, crollano i palazzi. Si sgretolano, si spaccano. Il fatto compiuto è il motore che gonfia la città contro ogni legge, contro ogni controllo. E non è soltanto la speculazione privata a creare i fatti compiuti. Spesso è l'iniziativa pubblica che complicemente li crea a favore successivo di quella privata. La tangenziale è uno di questi fatti compiuti.
Decisa per alleggerire il traffico cittadino, la nuova strada in costruzione apre già nuove aree alla speculazione privata. Nuovissimo contributo al caos edilizio, allo sconvolgimento di un altro piano regolatore, alla distruzione fisica della città. Crollano così anche le case appena costruite. Che cosa vi hanno fatto di concreto? Di concreto niente, hanno venuto a vedere. L'ammalato come sta per stanno zit e muto. Ma voi mi diceste una volta che vennero anche professori universitari. Sì, per è venire... venuto, è salito sullo scaletto. Allora io ignorantemente ho detto, dottore, noi teniamo terra armata, non cemento armato. Sì. Invece qua la responsabilità è le fogne, le fogne. Dell'assessore ai lavori pubblici. I lavori della tangenziale in effetti senza nessuna opera di protezione portano giù il terriccio e il terriccio ha ostruito le fogne fino a farle scoppiare, perché queste fogne non potevano assorbire lo smaltimento delle acque né superficiali né, e questa è una fogna mista, nel canale passa la fecale e fuori passa la pluviale, cioè e questo è antigienico perché dovrebbe essere due sezioni completamente separate. Il meccanismo della distruzione è di una semplicità elementare. Si comincia con la costruzione di strade e la distruzione sistematica del verde. Segue immediatamente la costruzione massiccia di edifici e dei relativi sottoservizi, spesso inadeguati, finché le falde collinari si deformano, scoppiano fogne e acquedotti e gli strati superiori slittano fino all'ormai inevitabile frana. Così si continua a distruggere una città. Crollano le nuove case, crollano le antiche, crollano addirittura le zone dove non si è costruito. Villa Lucia, l'ultima oasi di verde, è ormai ridotta sull'orlo di un abisso pronto a travolgerla da un istante all'altro. L'intera città sembra voler ingoiare se stessa. La Reggia dei Borboni, il maschio Angioino. Simboli di un passato ancora presente, di una soggezione che non si è estinta col mutare delle dinastie. È cambiato qualcosa nel sud, a distanza di 100 e più anni dalla spedizione dei 1000? Questa Napoli, irrazionalmente, mostruosamente dilatata, non è l'immagine di un reale mutamento, come non lo sono le industrie sorte qua e là nel mezzogiorno. È mutata piuttosto, attraverso l'esperienza secolare e le più recenti vicende storiche e politiche, la coscienza civile delle popolazioni meridionali. L'antica, confusa aspirazione a un nuovo ordine di cose si va trasformando in una precisa e diretta volontà. L'incontro di Teano non può essere più un lontano ricordo storico, isolato dalla vita reale del paese, confinato nel limbo delle commemorazioni e delle celebrazioni centenarie. Deve diventare realtà l'aspirazione unitaria di coloro che, fuori di ogni interesse dinastico, fecero l'unità d'Italia. Deve rivivere la passione civilmente umana di Fra Carmelo. Solo così sarà realmente segnata la fine del regno delle due Sicilie.